Zombie Apocalypse. Il capitolo 1110 di One Piece si intitola Pianeti Cadenti. Nella cover vediamo Yamato che comunica a Momo di voler attraversare Wano come Oden. Il capitolo si apre con i cieli di Egghead invasi da fulmini neri. Il viceammiraglio Bluegrass fa una faccia perplessa, mentre i Marines hanno un déjà vu di quello che è successo all'apparizione di Saturn poco prima. Nel frattempo, i giganti e i pacifista continuano a fare fuori alcune navi della marina, mentre Dory e Broghi avanzano. Nella stanza dell'autorità, all'interno del castello Pangea a Marigioa, i Gorosei non ci sono più. Al loro posto, un pentacolo sul pavimento. La trasmissione di Vegapunk continua. Sta spiegando a Shaka in cosa consiste la sua nuova invenzione, il Vega Caffè, un infuso caldo e delizioso che realizzerà i sogni dell'umanità. Davanti a Luffy e attorno a Saturn si materializzano improvvisamente altre quattro ombre dai pentacoli che Jay Garcia aveva precedentemente creato. Mentre Vegapunk e Shaka si stanno sempre più avvicinando a dire la verità, vediamo finalmente l'aspetto dei cinque anziani. Jay Garcia Saturn, Gyuki, Marcus Mars, Itsumade, Topman Workory, Hoki, Ethan Baron V. Nasjuro, Bakotsu, Shepherd Jupiter, Sandworm. Luffy è scioccato. Davanti a lui ci sono cinque mostri giganti. Jupiter è un verme gigante dalla bocca larga. Nasjuro è un cavallo scheletro gigante. Workory è un cinghiale gigante a quattro zanne, mentre Mars è un uccellaccio che ha le sembianze di un drago e allo stesso tempo di un condor. Il primo a passare all'azione è Nasjuro. Improvvisamente inizia a galoppare tra gli alberi, prendendo di mira un pacifista. Trasforma la parte superiore del suo corpo, sfoggiando la sua forma ibrida, e con un fendente della sua spada nera da cui esce una scia gelata, interrompe il pacifista senza distruggerlo. Quest'ultimo si accascia sulle proprie ginocchia, come fosse addormentato. Nasjuro continua a prendere di mira gli altri pacifista sotto gli occhi attoniti dei Marines, che comunicano come i pacifista siano stati temporaneamente congelati. Pare che il Gorosei abbia neutralizzato in un batter d'occhio la metà dei pacifista presenti sull'isola. Sanji assiste alla scena e cerca immediatamente di contattare gli altri Mugiwara nel laboratorio, avvisandoli del fatto che devono scappare immediatamente, non c'è più tempo da perdere. Mars si eleva in cielo prendendo di mira il Labostratum, la zona dove si trovano Nami e gli altri. Il suo volo in picchiata viene contrastato però dalle barriere protettive che causano un'esplosione al contatto. Mentre Nasjuro continua a disattivare i Mark III, Jupiter fa la sua mossa. Sorprendendo Luffy, inizia a scavare nel terreno. Alla comunicazione di Sanji risponde intanto Usopp, dicendo che la reunion con Brook e Lilith ha avuto successo. La Sunny è pronta. Alle sue spalle vediamo alcune canne di bambù piazzate da Usopp per fermare la Sunny precedentemente fuori controllo. Mentre Lilith rimprovera Brook per la sua imprudenza, Jinbe si dirige da Zoro per fermarlo e costringerlo alla ritirata. La scena si sposta proprio da Marimo. Lucci esprime la sua curiosità in merito al potente Haki che sta percependo. Zoro sembra essere d'accordo. Arriva Jinbe e avvisa Sanji di ciò che ha visto. A quel punto il cuoco offende Zoro dicendo che è un peso e che sta mettendo gli altri in pericolo. Marimo lo sente dall'umacofono, si arrabbia, riveste le sue spade con l'Haki e utilizza una nuova tecnica. Caccia Hahava del leopardo maculato. Dei fulmini neri invadono l'area circostante. Lucci è stato sconfitto. Nella piazza, intanto, Jupiter sbuca dal terreno, apre la sua immensa bocca e mangia Luffy. Improvvisamente entrano in scena Dory e Broghi con una tecnica congiunta. Figlio del sole segante. Con un fendente congiunto, decapitano Jupiter e liberano Luffy. Quest'ultimo è felice di vederli. Dopo tanto tempo e tante avventure, il dio del sole si riunisce ai suoi discepoli. Picciotti! Dopo la settimana di pausa, torniamo col nuovo capitolo di One Piece e fiondiamoci con le riflessioni. Partiamo con la mini avventura che prosegue. E ne scopriamo il titolo, e quindi il soggetto, la nostra adorata Yamato. Ebbene,
Il titolo della mini avventura è Yamato e il pellegrinaggio al santuario di Inari. In questo volume, Yamato dice a Momo che sta per intraprendere un viaggio per esplorare Wano, proprio come ha fatto Oden. E possiamo notare la faccia imbronciata dello Shogun, che vuole che Yamato stia con lui. Se vi ricordate, Yamato aveva detto a Momo e Kinemon che sarebbe rimasto a Wano perché Oden lo esplorò prima di prendere il mare. Ma noi sappiamo dal capitolo 1059 che il vero motivo è un altro: rimanere nel paese per assicurarsi che tutto vada per il verso giusto, proteggendo il paese da eventuali attacchi esterni. Giustamente deve mantenere fede a quello che aveva detto a Momo, e dunque eccola partire per il santuario. Ma dove si trova? Nello specifico non lo sappiamo, ma si potrebbe intuire. Dovete sapere che Inari è il kami del riso e dell'agricoltura. I templi di Inari sono diffusi in tutto il Giappone, arrivando ad essere ben 32.000, secondo un'inchiesta del 1985. Ma questo kami è anche la divinità delle volpi, e le volpi di Inari sono di un bianco candido e agiscono come sue messaggere. Il collegamento è immediato: Onimaru. Dunque questo santuario potrebbe trovarsi a Ringo, dove si trova la volpe. Ma adesso fiondiamoci sul capitolo vero e proprio. Mentre vediamo diversi punti di vista del panico che si è creato dopo l'evocazione degli altri Gorosei, tra cui notiamo un carinissimo gigante con arco e freccia, il dialogo tra Vegapunk e Shaka ci informa che mancano 7 minuti alle rivelazioni sul Grande Regno. Abbastanza inaspettato. Tutti a fasciarci la testa su quanto questi 10 minuti sarebbero risultati un'eternità, e invece sono già passati 3 minuti. Quindi tra una manciata di capitoli, Vegapunk potrebbe dirci quello che ci deve dire. Inoltre mi ha fatto molto ridere la marchettata di Vegapunk al suo Vega Caffè, in perfetto stile consigli per gli acquisti. E vediamo, finalmente, tutti i Gorosei trasformati in una splash page monotematica come non vedevamo dai tempi di Dressrosa. Mi è piaciuta molto. Luffy così piccolino davanti a questi 5 mostri spaventosi è spettacolare. Vogliamo parlare del fatto che Sabo si è trovato nella stessa stanza con questi 5 più Im-sama? E che Im-sama era almeno 3 volte i Gorosei? Va bene che le proporzioni One Piece sono sballate, ma ho seriamente paura di quando vedremo la forma demoniaca del Re del Mondo. Ma adesso concentriamoci sulle forme demoniache dei Gorosei. Su Saturn non c'è nulla da aggiungere. Gyuki è un altro nome dell'Ushioni, di cui abbiamo parlato in lungo e in largo. L'Itsumade, cioè Mars, è sempre uno yokai giapponese. Questo uccello, secondo la tradizione, ha un volto umano, cosa che qui non c'è, e che spaventava la gente volando di notte urlando Itsumade, Itsumade. Non so voi, ma ho anche notato una certa somiglianza con l'airone dell'ultimo film di Miyazaki. Loki, cioè Warcury, è un mostruoso cinghiale del folklore cinese, famoso per terrorizzare le campagne. Il Bakotsu, cioè Nuzjuro, è uno yokai scheletrico che si dice essere lo spirito di un cavallo bruciato a morte, ed effettivamente notiamo delle fiamme quando parte all'assalto. E infine, il Drago della Sabbia, cioè Jupiter. Trattasi di un dragone mitico apparso in numerosi racconti fantasy. Quello più famoso è senz'altro il vermone gigante di Dune. Un'altra cosa curiosa che possiamo notare sono i numeri disegnati nei pentacoli. Così come Saturn, ognuno di loro ha un numero specifico e sembra rispettato il pattern di quando ci vengono presentati per la prima volta. Se partiamo da destra con il numero maggiore, cioè 5, vediamo Saturn e ascendere Mars con 4 e così via. Esteticamente li trovo favolosi, brutti, cattivi e spaventosi al punto giusto. E mi piace che Oda non si sia focalizzato esclusivamente sulla mitologia giapponese, ma abbia deciso di attingere anche da altri paesi. Però fatemelo dire, quelli che per bellezza o bruttezza fate voi sovrastano gli altri sono Nuzjuro e Mars. Mamma mia quanto sono fighi. Nuzjuro è il mio preferito. Sarà il mio debole per gli spadaccini, però che cavolo, una saetta,
ha messo KO in pochissimi minuti non so quanti Mark III. Mars deve ancora farci vedere qualcosa. L'essersi buttato a pesce sul Punk Records è troppo poco, quindi aspettiamo di vedere cosa è in grado di fare. Una cosa che mi ha lasciato dubbioso è il fatto che per nessuno dei Gorosei sia stato citato il nome del frutto. Solo il corrispettivo demone, creatura mitologica. Se ci aggiungiamo che sti qui comunichino telepaticamente, possano essere evocati in qualsiasi parte del mondo da uno dei loro compagni, beh, potremmo essere di fronte a dei poteri che assomigliano a quelli dei frutti del diavolo, ma che hanno delle peculiarità uniche. E se questi poteri fossero i progenitori dei frutti del diavolo? Il collegamento con Im è inevitabile. Che sia stato lui a conferirgli i poteri che adesso possiedono? Ma spostiamoci da Nami, dove finalmente la Sunny ha interrotto la sua corsa. E qui il grande protagonista è stato Usopp, in barba a chi continua a denigrarlo. Vedete quanto è importante? Mi ha fatto ridere la gag tra Lilith e Brook. Adesso parte la ship potente, ve lo dico. Questo gruppetto è un tantino in pericolo, poiché Mars è nei paraggi. Sanji prontamente si sta dirigendo lì, e quindi potrebbe esserci uno scontro Sanji-Mars. Ma voglio dire una cosa. Vi ricordate la storia dell'Itsumade? Ebbene, secondo il mito è stato abbattuto da delle frecce. Non dico che capiterà lo stesso, però... Vabbè, lo dico. Usopp potrebbe colpirlo a distanza. Non sarà uno scontro prolungato. È probabile che comunque Sanji lo fronteggi, però penso che Usopp potrebbe essere il primo argine al suo assalto. Ma Sanji ha avuto un ruolo importante già in questo capitolo. No, non fuggire a gambe levate abbandonando Luffy, ma stimolare Zoro. Che dire, tanta, tantissima roba il colpo finale di Marimo. E godo che finalmente ci siamo levati dai piedi questo scontro. Però devo fare un appunto. Va bene che lo scontro per essere un minimo credibile deve avere una certa durata, ma possiamo dire che dopo tutti i progressi di Zoro, vederlo arrancare con Lucci non ha avuto senso? Adesso che se n'è liberato, chissà, potrebbe esserci un primo approccio con Nuzjuro. Il Gorosei calvo possiede probabilmente la Shodai Kitetsu, la Kitetsu di suprema fattura che è andata perduta. Di più, la vediamo annerita. Aki o Kokuto? Se fosse la seconda cosa, saremmo di fronte alla terza spada, dopo la Yoru e la Shusui, ad essere stata annerita. Sia per Nuzjuro che Mars non mi aspetto uno scontro prolungato, più che altro un piccolo assaggio dello scontro che verrà, coi nostri che in questo momento cercheranno soltanto di non perdere tempo e scappare il più velocemente possibile. Alla fine del capitolo, Dory e Brogy salvano Luffy, che era stato ingerito da Jupiter, in quella che è una situazione praticamente identica a Little Garden, quando Dory tagliò la testa ad un dinosauro che aveva ingerito Cappello di Paglia. Ho adorato la prossemica di Luffy nell'uscire dalla bocca del Gorosei, a quel giusto mix di follia ed epicità. Non pensiamo che con questa mossa Jupiter sia stato messo KO. Anche lui, come Saturn, avrà una rigenerazione molto particolare. E con questo passiamo all'ultimo argomento del video, che appositamente ho voluto lasciare per ultimo: la forza dei Gorosei. Ragazzi, non so voi, ma questo capitolo mi dà la sensazione che sti qui non siano i mostri combattivi che Oda prova in tutti i modi a presentare. Sicuramente hanno poteri particolari, il loro haki viene percepito a distanza e incute timore, ma oltre a questo non vedo chissà cosa, o comunque non stiamo parlando di Tier Yonko, lo ripeterò allo sfinimento. Anche Nuzjuro, che è quello che in questo capitolo ha fatto il devasto, non mi ha dato delle vibes alla Shanks o Kaido, per niente. Per non parlare poi della figuraccia di Jupiter con Dory e Brogy. Ma voglio sentire cosa avete da dire in merito. Convincetemi che sono degli avversari fortissimi, livello Yonko. Detto questo, picciotti, il mio voto al capitolo è 8. Bello, ma oltre al commento dell'estetica sui Gorosei e la mossa finale di Zoro, non c'è stato chissà cos'altro. Quindi non me la sento di metterlo allo stesso livello di capitoli che ci hanno sconvolto o emozionato. Noi ci vediamo alla prossima e sayonara.
Bene, picciotti, il video termina qui. Speriamo che vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invitiamo a mettere un like, condividerlo e iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. Sayonara!